Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video. Non credo che imparerò mai a mettere la fotocamera bene, cioè proprio ci ho rinunciato. Allora, non so bene che impronta prenderà questo video. Ho preso ispirazione da una delle vostre video richieste. Ossia, una domanda che suona più o meno così, ma del quale vi lo screenshot che ho maldestramente cancellato, ma recupererò. Se tu fossi un cattivo di Harry Potter, che potere vorresti che non fosse già esistente? Ci ho pensato e voglio dedicare adesso un video cercando comunque di non essere troppo breve, in quanto può apparire una cosa banale e semplice, però se ci pensate, se soprattutto io riesco a trovare le parole giuste per descrivere questa cosa, credo che voi riusciate a capire. Ci ho pensato e mi è venuta in mente una cosa. Una cosa cattiva, però un po' al 50%. Nel senso, tutti i poteri hanno dei limiti, no? Ad esempio, nessuno sfugge alla Avada Kedavra, che non posso spiegare cos'è perché YouTube si emoziona. È un anatema che anche questo potere avrà una limitazione. Prima ve lo spiego e poi cerchiamo anche di dargli un nome, perché non ci ho pensato, sto facendo tutto con voi. Allora, è una sorta di legittimanzia rivista, però non voglio far vedere alla persona i momenti brutti. Sarebbe una legittimanzia senza immagini, dove io col mio colpo di bacchetta vorrei arrivare al punto debole, nel senso, faccio un esempio. Un mago mi sta attaccando perché deve vendicare la morte della madre, che è l'unica persona che abbia mai amato. Io con la mia intelligenza non lo so, ma con questo incantesimo verrei a scoprirlo e lo torturerei mentalmente su questa debolezza. Ma con il limite che dovrebbe essere solo una difesa. Perché se utilizzassi questo incantesimo a sproposito, si ritorcerebbe su di me. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Quindi una sorta di legittimanzia basata unicamente sulle debolezze. E questa cosa si rifà qualcosa che mi viene continuamente girato contro, in primis anche in casa, e mi prendo la piena responsabilità di quello che sto dicendo, perché ad esempio ho imparato a non dover dire quando ho una frequentazione, nemmeno in casa. Perché poi la prima volta che ci arrabbiamo, la prima frase che viene fuori è: beh, ti vanno tutte male le frequentazioni, poi te ne lamenti forse perché non ti fai sopportare, forse perché hai un caratteraccio, tutte le varianti possibili. E per quanto uno si possa rivoltare,
Alla fine io vivo qui, alla fine la mia frequentazione, ho fatto bene a non parlarvene perché adesso lo dico, mi sono ritrovato bloccato per averlo semplicemente beccato a difendere un artista, un personaggio pubblico e avergli detto guardami che io ti ho scritto da questa mattina, pensavo di essere una persona più reale per te. Adesso questo soggetto mi ha sbloccato, probabilmente si aspetta che io gli scriva, ma a differenza sua ha fatto fruttare. Scusate, ma c'è un tempo nerissimo e ho sbadigliato. Stavo dicendo che ho fatto fruttare i miei anni e perciò ho un po' di dignità in più rispetto a lui e per quanto sia una persona che non ama stare senza risposte. Non ama lasciare le cose sospese, adesso deve essere lui a cercarmi. Me ne ero accorto, non sono affatto sorpreso, sono soltanto stufo, di gente che spreca la propria vita con me quando ci sono tante altre persone al mondo a cui dare fastidio. Non è cattiveria, ma io non posso salvare tutti, non posso proteggere tutti. È necessario che ciascuno si protegga in primis per se stesso. Poi, per carità divina, io sarò sempre la spalla su cui poggiarsi. Però a tutto c'è un limite e la prima persona che devo salvare sono io. Questa persona non mi ha apprezzato, già stavo soffrendo la sua lontananza, dovuta alle misure restrittive. Continuo a sbadigliare e doverli tagliare, sono meteoropatico. Dicevo, stavo già soffrendo la sua lontananza dovuta alle misure restrittive, per l'emergenza in corso. Devo stare attenta come parlo. Certamente non tiro avanti col carretto una cosa che era evidente non essere più reciproca e probabilmente avrei anche utilizzato il mio potere su questa persona per farlo denudare, metaforicamente davanti a me. Non avrebbe potuto più avere segreti per me. Almeno si sarebbe allontanato a ragion veduta, non per aver sgamato un commento alla sua artista preferita, no. Perché sicuramente c'era dell'altro. Io sono stufo di persone che non sono chiare, non sono sincere. Non mi venite a scrivere, troverai l'anima gemella, non me lo venite a scrivere perché è la classica frase di qualcuno che non sa cosa dire. Questo periodo non ci sta insegnando niente, questo periodo non ci sta permettendo di stare più vicino a chi è vivo. Vorrei che voleste più bene ai vivi, che non devo necessariamente essere io sono uno. Siamo miliardi sulla Terra, ci sarà qualcuno a cui tenete più di me? Ecco, andate. Se è un vostro familiare, ve la sentite da abbracciarlo, abbracciatelo, altrimenti potete semplicemente dire ti voglio bene. State parlando troppo di chi non c'è più, dimenticando chi è qui. Da un anno a soffrire assieme a voi. Ecco, in questo momento vorrei avere il potere di sapere cosa vi passa per la mente. Se state veramente recependo le mie parole. L'ho detto ai miei contatti l'altro giorno quando
Ho pubblicato lo scritto di questa fine frequentazione, se così possiamo dire. Non dite, se vuoi puoi scrivermi, no, scrivete. Ecco, questo è l'appello che faccio a voi. I miei social sono qui sotto. Scrivete voi. Scrivete voi. E non solo per parlare con me. Vi ricordo che è ancora attiva la rubrica La posta del cuore. Non abbiamo un video, semplicemente perché nessuno di voi mi ha scritto. Possiamo parlare di problemi d'amicizia, di problemi d'amore. Posso essere altrettanto onesto e dirvi, questo non ti posso rispondere io, devi andare da uno specialista. O probabilmente più avanti avrò anche una qualifica. Chissà. Non dico altro, scaramanzia in merito alla qualifica. Ve ne parlerò appena avrò carta in mano, se volete. E io il mio potere ve l'ho sviscerato. Spero che a Grizzly, il quale mi ha chiesto questo video, sia piaciuto. Questa volta ti do ascolto e non ti pubblicizzo, però ti metto il commento in cima, perché sì, sono un villain, quindi decido io. E se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, che è un periodo di magra, non stiamo andando per niente bene. E in primis, no, non in primis, ma in secundis, vi ricordo che c'è un canale musicale, True Colors Music, che farebbe rabbrividire la monetizzazione. Vi lascio magari uno screen, qualcosa qui. E come in quasi tutti i video, ci sarà il link in descrizione. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao.